aspettate per questa giornata? Guarda, siamo appena arrivati, quindi sinceramente non lo so, vediamo lo stato dei luoghi, siamo appunto nei confronti apposta, quindi vedremo, cercheremo di capire come possiamo dare il nostro contributo alle indagini. Adesso per il momento è prematura ogni valutazione. La presenza dell'unità cinofila ve l'aspettavate, era prevista? Guardi, noi ci aspettiamo tutto, ripeto, anche noi mettiamo in campo le nostre forze per cercare di trovare una pista utile che ci porta alla ragazza. Poi potete sentire anche il mio consulente, vi spiegherà cosa intenderemo fare. Siamo arrivati adesso, ripeto, non siamo mai stati sul posto. Quindi... In camera cavitati, se Simone le ha spiegato che cosa si aspetta che esca da qui oggi? Guardi, noi siamo estremamente... tranquilli, nel senso ci aspettavamo tutto, non mi stupisco il fatto che sia stato indagato. Da un certo punto di vista abbiamo accolto questa cosa anche in maniera favorevole, perché appunto possiamo dare il nostro contributo alle indagini. Certo, è sereno nei limiti in cui può essere serena una persona che comunque si è vista allontanare la propria fidanzata da oltre un mese, per quanto era un qualcosa che già era successo in passato, ma non per periodi così lunghi. Ed il cellulare, cosa le ha detto il suo assistito? Come l'ha spiegato a lei? Il cellulare a me me l'ha spiegato in maniera molto semplice, cioè che ci sia stata una discussione tra i due, l'ha dichiarato lui, quindi non è che ce la dobbiamo insomma rettificare questa cosa. Il cellulare gliel'ha consegnato spontaneamente alla fine insomma di questa discussione, quasi a dover, no, viva, non stiamo facendo niente, non so, gliel'ha dato spontaneamente il cellulare. Poi non è che lui se l'ha trattenuto e lei glielo rivoleva indietro. Lui mi ha detto che avrebbe utilizzato il cellulare per mandare i genitori a prenderla, no? La mamma. E perché non l'ha fatto? Cioè perché poi non l'ha chiamato e il giorno e mezzo dopo non ha la mamma ha chiamato e lui non ha risposto.